il partito più a fare perché è quello che ha presentato pochi giorni fa quattro referendum. Sono dei referendum che in parte riguardano il lavoro, perché oggi con la crisi economico-finanziaria che c'è in questo paese, che morde, ma soprattutto distrugge posti di lavoro, piuttosto che studiare o fare delle leggi che aiutino i licenziamenti, un governo che davvero vuole la crescita del nostro paese deve piuttosto provvedere a creare più lavoro, altro che più licenziamenti. Occorre più lavoro in questo paese, occorre più occupazione, ma che non può essere solo propaganda come purtroppo fa Monti e il suo governo e i partiti morti che lo sostengono, ma occorrono politiche industriali. Allora, l'Ilva di Taranto su quel settore è una partita sulla quale i partiti ci stanno facendo perdere una scommessa importante in un settore strategico come l'Ilva di Taranto e le altre realtà simili presenti sul territorio di Genova, eccetera. Perché quando abbiamo dei partiti che prendono, li vogliamo chiamare finanziamenti, quando sono finanziamenti o bustarelle tangenti, come abbiamo visto sulla vicenda di Taranto, e nelle tasche di Forza Italia e di Berlusconi arrivano 340.000 euro e in quelle di Bersani arrivano 90.000 euro di finanziamento da Ilva. Allora, secondo voi, quale governo e quale Parlamento può successivamente fare dei provvedimenti legislativi e di governo che servano davvero all'industria, se i leader politici dei due maggiori schieramenti sono stati comprati, sono stati calmierati, come vogliamo dire? È fin troppo evidente che se un imprenditore ti mette in tasca 90.000 euro, come ha fatto con Bersani, è altrettanto evidente che quando bisogna fare qualche provvedimento che lo riguarda, si chiude un occhio, addirittura tutti e due gli occhi, ed è la ragione per la quale gli altri referendum che abbiamo proposto del no finanziamento pubblico ai partiti. E noi, Italia dei Valori, riteniamo che non ci debba essere neanche finanziamento dei privati, perché succederebbe quello che succede, che è successo con l'Ilva, che abbiamo visto come funzionavano i finanziamenti a Bersani e a Berlusconi, e i risultati che abbiamo sotto gli occhi. Allora, ritorno a dire che invece occorrono politiche industriali, come quando ad esempio hanno distrutto un altro settore strategico di questo paese, il settore chimico, la Vinyls di Porto Marghera, di Porto Torres, di Ravenna. Da 3 anni è chiusa. L'ENI, l'azienda società a capitale pubblico che doveva sostenere, che poteva mantenere, non metteva neanche a disposizione le piattaforme. Io sono stato lì alla Finara dove c'erano quei lavoratori che protestavano e mi dicevano che nelle modalità semplici con cui si poteva far sopravvivere l'industria chimica, invece no. E oggi importiamo tutto dalla Germania, le sue scarpette di ginnastica che porta il PVC con cui si realizzano quelle scarpette. Lo importiamo dalla Germania, mentre prima lo realizzavamo a Porto Torres, a Porto Marghera, a Ravenna. Perché? Perché non abbiamo un governo che abbia una politica industriale, perché un governo serio, come ha fatto ad esempio la Germania, che ha reso possibile la riunificazione delle due Germanie con il polo chimico che insediò proprio nella Germania orientale, che oggi ha raggiunto dei livelli occupazionali, di crescita economica e di PIL, grazie al settore chimico, mentre noi in Italia, non avendo un governo con una politica industriale né con Berlusconi e neanche con Monti, le conseguenze sono che settori strategici, dalla chimica all'alluminio e dall'acciaio, saltano